Buongiorno, benvenuti a tutti, soprattutto ai colleghi senatori che oggi ospitiamo qui nella Sala della Regina per l'audizione del Ministro allo Sport e alle Politiche Giovanili e agli anniversari, Andrea Boti. L'ordine del giorno appunto reca l'audizione del Ministro e sulle linee programmatiche del suo Dicastero. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che dalla redazione del resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla Web TV della Camera dei Deputati, che abbiamo chiesto agli uffici di estendere il più possibile anche sugli altri appuntamenti di interrogazione e question time. Ringrazio il Ministro Boti per aver accolto con particolare sollecitudine, dopo il Ministro Bernini, l'invito a riferire sulle linee programmatiche in materia di sport, giovani e anniversari, offrendo così l'occasione per un primo confronto politico con le commissioni permanenti, a cui daremo la massima attenzione, il massimo ruolo di protagonismo come appunto organi di sintesi del Parlamento, di tutte le forze politiche. Ricordo che d'intesa con il Presidente Marti, il dibattito successivo alla relazione iniziale del Ministro sarà organizzato nel modo seguente. Ciascun gruppo potrà intervenire per 5 minuti, intendendosi 5 minuti per il gruppo della Camera e 5 minuti per il corrispondente gruppo del Senato. I gruppi potranno, se lo desiderano, dividere il tempo di questo intervento iniziale tra due o più oratori, come sappiamo. Avverto che su richiesta del Partito Democratico l'audizione del Ministro Sangiuliano, già programmata per la giornata di domani, è rinviata a giovedì 1 dicembre prossimo. Stabiliremo l'orario che vi sarà comunicato tempestivamente non appena avremo il calendario dei lavori del Senato. E quanto all'ordine di intervento, la parola sarà data secondo la consistenza numerica dei gruppi, come da prassi, a partire dai gruppi meno numerosi. Avranno quindi facoltà di parlare nell'ordine per le autonomie, costituito solo al Senato, Alleanza Verdi e Sinistra, costituito solo alla Camera, Noi Moderati MAIE, Misto, Azione Italia Viva Renew Europe, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Seguirà a conclusione del dibattito la replica del Ministro. Prego coloro che intendono intervenire di comunicarlo alla Presidenza attraverso gli uffici che passeranno tra i banchi a raccogliere le iscrizioni a parlare entro il termine della relazione del Ministro. Do quindi ora la parola al Ministro Abodi e nel frattempo appunto ovviamente nell'attesa anche che ci raggiunga il Presidente Marti che sta arrivando. Prego, Ministro. Grazie Presidente Mollicone, ringrazio anticipatamente il Senatore anche Marti, quando arriverà sarà un piacere. Ringrazio tutti voi per la vostra presenza, senatrici e senatori, deputate e deputati. Mi scuso per il ritardo del mio arrivo e vi annuncio e vi preannuncio che comunque sarà mia cura naturalmente darvi al termine di questa seduta, facendo tesoro anche delle vostre riflessioni, delle vostre domande, un documento scritto che rimanga agli atti, un po' come agenda della collaborazione che vi assicuro fin da ora, naturalmente, doverosamente, sul presupposto che si possa. Mi siedo. Sul presupposto che si possa collaborare costantemente, è un po' un tratto distintivo del mio modo di operare, lavorare, tanto più in una dimensione come questa, solenne, nobile, che va servita in un rapporto di quotidiana collaborazione. Direi che questo può passare anche attraverso incontri singoli, ma a me piace immaginare che ci si possa incontrare anche per la verifica puntuale dello stato d'attuazione delle cose che vi dirò e che rappresenteranno l'agenda di governo per 5 anni. La prima considerazione la faccio sui doni della vita nei miei confronti. Sono arrivato all'onore di ricoprire questo incarico grazie alla scelta della Presidente Meloni, dopo 40 anni di esperienza nello sport, non praticato perché non è quella la mia caratteristica, ma certamente gestito dall'apprendistato fino ad attività manageriali con aziende internazionali, attività imprenditoriali, rappresentanza negli organismi sportivi. Sono stato per 6 anni consigliere di amministrazione appena costituito di Coniservizi, oggi come sapete è denominata Sport e Salute. Ho presieduto la Lega Calcio Serie B per 7 anni, è stata un'esperienza manageriale ma direi anche umana formidabile e mi è stato dato l'ulteriore onore di presiedere per 5 anni l'Istituto per il Credito Sportivo, che come sapete è l'unica banca al mondo
tra quelle pubbliche di sviluppo, a occuparsi esclusivamente di sport e di cultura. E poi la solennità di questo incarico, che cercherò di servire al meglio delle mie possibilità e capacità, soprattutto anche grazie alla collaborazione che cercherò di chiedere sistematicamente ai colleghi di governo e anche a tutti voi, perché penso di poter ricevere da parte vostra gli opportuni stimoli, i suggerimenti in una metodologia di lavoro che io ritengo fondamentale. Scusate se mi trattengo qualche minuto sull'aspetto metodologico, perché credo che sia tanto più importante nell'ambito dello sport, che negli ultimi anni ha certamente vissuto una stagione di evoluzione per certi versi con la riforma dello sport di 4 anni fa, ma anche in qualche maniera di confusione, di contrapposizioni, di fraintendimenti che io mi auguro di contribuire a superare proprio attraverso una metodologia che passa dalla collaborazione, dall'ascolto, dalla condivisione, dalle decisioni che dovranno essere assunte indubbiamente, e anche dalla opportuna comunicazione, perché tante volte ciò che manca è proprio un'adeguata comunicazione sulle attività che si devono porre in essere. La collaborazione in particolare, ve lo segnalo, sarà un tratto distintivo, cercherò di almeno caratterizzarlo così, il mio mandato sarà anche con il governo. Cercherò di fare in modo che la delega che mi è stata affidata, che peraltro è una delega plurale perché prevede non soltanto lo sport, come sapete, i giovani e anche gli anniversari nazionali, nell'esercizio di queste mie funzioni cercherò di costruire la matrice comune degli interessi, ovvero cercherò di trovare gli elementi in comune tra il ministero che mi è stato affidato e tutti i ministeri che sono stati affidati ai miei colleghi. Io credo che lo sport abbia opportunità di trovare punti di contatto appunto in tutte le altre deleghe affidate, e penso che lo sport possa mettere a disposizione delle altre deleghe la capacità comunicativa, la sua forza sociale, la sua capacità di coinvolgimento collettivo. Dopodiché il Parlamento sarà un altro punto di riferimento centrale del mio dicastero, perché penso che la condivisione delle politiche di governo diventi assolutamente importante e qualificante, anche perché avremo bisogno del Parlamento sistematicamente per le decisioni che dovremo assumere. E poi ci sono i portatori di interesse, a partire da quelli istituzionali. Lo sport, come sapete, ha come punto di riferimento il CONI, e sport e salute. Il CONI, che è la rappresentanza dello sport in senso assoluto, una storia gloriosa fatta non soltanto di medaglie, ma di presidio territoriale, di politiche attive, di socialità. E quindi un'istituzione che ha una storia ma certamente un futuro, e non soltanto legato poi agli organismi internazionali, ovvero il CIO in particolare. Il Comitato Italiano Paralimpico, che è un punto di riferimento altrettanto fondamentale, perché rappresenta quella dimensione dello sport marcatamente sociale, definitivamente sociale, e che mi auguro sempre più trovi un momento di sintesi della collaborazione con il CONI, e noi faremo la nostra parte perché tra CONI e CIP ci sia sempre un più stretto contatto, fino ad arrivare un giorno anche ad immaginare che CONI e CIP si sintetizzino in un unico argomento che, in una logica integrata, mette insieme lo sport praticato dai normodotati e lo sport praticato dai disabili. Sport e salute, come sapete, è lo strumento di governo, è una società in house che sta facendo molto bene il suo lavoro, che riteniamo di dovere voler rafforzare ulteriormente, perché rappresenta il braccio operativo delle politiche di governo, partendo dalla base, partendo dal basso, senza nulla togliere al concetto di basso, perché è laddove si crea la coscienza collettiva sullo sport in tutte le sue forme, a partire dal concetto della cultura del movimento, che ritengo sia un fattore ispirativo di tutte le politiche che cercherò di interpretare e in qualche maniera di guidare. Ciò che fino ad oggi è mancato, e questo sarà una delle prime emergenze, è creare e ritrovare l'armonia tra tutti questi elementi, anche attraverso le attività del Dipartimento, che cercheremo di rendere sempre più organico alle attività del Ministero.
che mi fa piacere sottolineare per lo sport e per i giovani, proprio in un'ottica di non soltanto in quanto Ministero senza portafoglio, ma anche per lo spirito con il quale noi cerchiamo di svolgere una funzione di indirizzo propositiva, di stimolo continuo, quindi per lo sviluppo dello sport e per lo sviluppo dei giovani e delle politiche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. Passo agli elementi programmatici partendo dalla stretta attualità, ovvero lavoro sportivo e vincolo sportivo. Due elementi irrinunciabili sui quali, come ho detto già nel question time di qualche giorno fa nel Senato, mi riservo ancora qualche giorno, direi forse qualche ora di riflessione, certamente non per arretrare su dei diritti che sono improcrastinabili e vanno affermati in modo che fino ad oggi non è stato fatto. Quindi sicuramente la norma andrà avanti. Mi riservo soltanto di valutare, tutte e due le norme andranno avanti, ma mi riservo soltanto di valutare un eventuale differimento tecnico limitato nel tempo, regolato, che non modifichi assolutamente i principi che sono stati sanciti dal decreto legislativo 39 del 2021. E questo è il primo aspetto fondamentale. Lo metto per primo, anche se non vorrei mancare di rispetto alla Costituzione, perché l'altra comunque priorità, ma sono partito dal lavoro per ragioni che ritengo importanti e dei quali non sfuggerà il significato. La seconda priorità, che mi auguro possa essere comunque un obiettivo raggiungibile in tempi estremamente brevi, è quella di vedere finalmente lo sport in Costituzione come diritto per il suo valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Lo abbiamo declinato così. Devo dire la verità, io ho sempre pensato che lo sport fosse già significativamente presente nella Costituzione a partire dalla sua parte fondamentale, perché con un po' di fantasia e potendo interpretare i concetti, lo sport effettivamente era già in Costituzione. Adesso gli diamo una forma a questa tua presenza, e non è soltanto l'affermazione di un diritto allo sport, anche se non è esplicitato, ma in qualche maniera anche un richiamo dei doveri dello sport nei confronti della società, a partire dai soggetti che hanno le responsabilità istituzionali. Quindi mi auguro che possa essere vista questa introduzione dello sport in Costituzione nella duplice funzione di diritto e di doveri, con tutte le implicazioni che tutto questo può affermare. La scuola, altro riferimento per noi centrale dell'azione di governo, e vedrete che, come ho annunciato prima, così come per la scuola, lo sport lo ritroveremo nella mia agenda quotidiana in tutte le discipline. Ogni ministero avrà una sua implicazione e un punto di incontro con il mondo sportivo, e io avrò cura di mettermi nella condizione di valutarlo questo, mi auguro di apprezzarlo e anche di avere da parte vostra i relativi suggerimenti. La sottosegretaria Vezzali mi ha lasciato un testimone importante nell'accordo che ha raggiunto con il ministro dell'istruzione Bianchi, che io cercherò di rilanciare naturalmente ulteriormente con il ministro Valditara, sugli insegnanti di scienze motorie nella scuola primaria. Parliamo soltanto del quinto anno, noi cercheremo progressivamente di arrivare a coprire tutti e cinque gli anni della primaria, perché è lì che nascono le consapevolezze, si inizia a formare la persona. E quindi riteniamo opportuno che la cultura del movimento, con tutte le sue implicazioni, non soltanto fisiche, ma anche culturali, possa trovare un primo approdo in quella dimensione appunto formativa. Sottolineo il tema delle infrastrutture immateriali, perché io penso che anche in ambito scolastico, ma non soltanto, il tema delle infrastrutture immateriali non sia secondario, in particolare nella scuola, dove lo sport viene considerato soltanto nella sua dimensione, diciamo appunto, motoria. Io ritengo che sia fondamentale anche iniziare ad entrare nelle scuole con i contenuti, con le testimonianze, con i valori, con l'educazione legata allo sport, e creare i presupposti perché
l'attività fisica sia preparata da un'adeguata predisposizione, diciamo, delle coscienze dei ragazzi. E quindi su questo sarà nostra cura fare particolare attenzione e cercare la massima collaborazione. Contenuti di questo tipo ce ne sono tanti, sia dal punto di vista audiovisivo, sia dal punto di vista valoriale, sia dal punto di vista delle testimonianze. Qui è presente Manuela Dicenta, che è una delle testimoni dello sport ad altissimo livello, con la sua e con la disponibilità anche dei colleghi a poter portare in tutte le scuole le loro storie, le loro imprese, il loro vissuto, i loro sacrifici, il senso del dovere, tutti fattori secondo me che contribuiscono alla formazione delle persone e favoriscono una predisposizione alla pratica sportiva nel modo adeguato. Stesso tema certamente lo porterò avanti con il ministro Schillaci sullo screening, che nella scuola può diventare un elemento qualificante per due ragioni. La prima, per un'eventuale valutazione anticipata delle patologie che devono essere in qualche maniera poi affrontate in modo adeguato, e un po' anche per l'accesso al mondo dello sport, che attraverso lo screening può determinare in qualche maniera una prima risposta in termini preventivi per appunto prevenire le patologie. Sarà soltanto uno degli aspetti della collaborazione tra il mio dicastero e quello della salute. Un altro elemento riguarda certamente le infrastrutture. Abbiamo percentuali, avendo fatto un'analisi per quanto sommaria del database delle infrastrutture sportive scolastiche con l'anagrafe scolastica, abbiamo percentuali ancora non internazionali, non europee, sulla presenza di impianti sportivi nelle scuole primarie, secondarie, di primo e secondo grado. È impegno reciproco del Ministero che mi è stato affidato, ma anche del Ministro Valditara, cercare di migliorare questa percentuale, lavorando in un'ottica anche di anticiclicità, cioè partendo dalle zone più disagiate, dalle zone più periferiche, e per periferia non intendo soltanto le periferie delle grandi città, che sono certamente una nostra priorità, ma anche le periferie del paese dal punto di vista culturale e sociale. Devo dire che il PNRR in questo senso, ed è la prima citazione che farò, non ha lasciato grandi opportunità in questo senso, se immaginiamo che soltanto lo 0,15% del PNRR è stato dedicato alle palestre scolastiche. Dobbiamo trovare nuove risorse, ci sono, dobbiamo mobilitarne anche delle altre, e la logica della matrice comune degli interessi penso possa aiutarci anche a trovare risorse in altri dicasteri. Penso alle infrastrutture e alle mobilità sostenibili, comunque ci sono altre fonti anche a livello comunitario. Al di là del PNRR, il nostro compito sarà quello di essere un po' soggetti catalizzatori di risorse ulteriori per intervenire su questo segmento, che è un segmento primario. Ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, tra gli impegni che assumo è ripristinare nell'immediatezza i giochi della gioventù, perché a partire dalla stagione 2023-24, o meglio dall'anno scolastico 23-24, si possa appunto riprendere questa gloriosa, affascinante e stimolante appuntamento di socialità, che ha messo nella storia insieme, perdendo un po' piano piano il suo vigore, ragazzi e ragazzi di tutte le regioni d'Italia, di tutte le scuole. Questo è un appuntamento che dobbiamo riprendere, sarà con il ministro Valditara un altro impegno che porteremo assieme, ma non saremo soli, perché vorrei fare dei giochi della gioventù insieme al ministro Valditara un lungo viaggio che dovrebbe durare diversi mesi nel corso dell'anno scolastico, attraverso il quale poter coinvolgere elementi culturali, elementi di valorizzazione territoriale, quindi anche in chiave turistica, elementi di cultura dell'alimentazione, quella multidisciplinarietà che credo che sia opportuna praticare e non solo predicare, e mettere in relazione con lo sport proprio per la sua capacità anche di moltiplicare gli effetti di comunicazione e quindi di svolgere una funzione di promozione nei confronti della società tutta. Non ultimo il tema dell'ambiente, che sarà caratterizzante i giochi della gioventù, ma anche parte del mio mandato per tutto quello che riguarda il tema non soltanto energetico, ma dei materiali utilizzati, del riciclo dei rifiuti, della raccolta differenziata,
della raccolta delle acque negli impianti sportivi del nostro Paese. Vi do un dato perché è un dato significativo e per certi versi preoccupante. L'80% degli impianti sportivi italiani non è efficientato e produce inefficienze di carattere ambientale, di carattere culturale, perché un impianto sportivo per me ha come obiettivo quello di essere un impianto educativo ed educante. Dal punto di vista ambientale questo ruolo non riesce a svolgerlo. L'impatto finanziario di questa inefficienza è più del doppio del finanziamento pubblico allo sport. Questo è un dato rapportato a prima della crisi energetica, quindi adesso non oso immaginare quale sia il rapporto tra finanziamento pubblico allo sport, appunto, e inefficienze finanziarie. Stiamo parlando di circa 1 miliardo rispetto ai 410 milioni del finanziamento pubblico allo sport come FLOR, che aumenta ogni anno perché, come sapete, grazie alla riforma promossa dall'allora sottosegretario Giorgetti, lo sport italiano, in un modello che è unico al mondo, viene finanziato con il 32% della fiscalità rispetto al valore aggiunto prodotto nella stagione precedente. Sport e disabilità è un altro elemento di collaborazione forte con la collega Locatelli e con il presidente Pancalli, e sarà un altro elemento qualificante che ho cercato di sostanziare anche nella manovra finanziaria che abbiamo approvato, e cercheremo di migliorare anche grazie alla vostra collaborazione, perché il Parlamento sono certo che potrà dare ulteriori spunti e ulteriori opportunità nell'ambito delle esigenze che ha manifestato il sistema sportivo. Non è una... non è una dichiarazione di circostanza. Scusate, per favore, i collegati in remoto se possono chiudere i microfoni, grazie. Proprio questa mattina ho preso appuntamento con il ministro Pancalli e cercherò poi di collegarmi al presidente Pancalli, di collegarmi al ministro Locatelli, perché si apra una collaborazione permanente che consenta di rendere sempre più efficace l'offerta sportiva per i diversamente abili e di fare in modo che lo straordinario successo del CIPI in questi anni, grazie anche alla natura di ente costituito, consenta a tanti ragazzi che hanno avuto la disavventura purtroppo o di nascere con una disabilità o di subirla per incidenti della vita, possano trovare nello sport un motivo di sollievo, e con loro anche le loro famiglie. Questo passa per un altro elemento relativo alle infrastrutture, l'accessibilità. I nostri impianti, per quanto si stiano facendo passi in avanti, stiamo parlando di circa 80.000 impianti, come vi ho detto, per una percentuale rilevante impianti pubblici di proprietà degli enti locali e enti territoriali, non sempre offrono, direi con una percentuale ancora insoddisfacente, una possibilità di adeguato accesso. Questo non vale soltanto per gli atleti, ma vale anche per i tecnici, i dirigenti e anche le famiglie che vogliono seguire i propri ragazzi e non hanno la possibilità di una mobilità come i normodotati. La parità di genere sarà un altro obiettivo del mio ministero. Io non sto mettendo in un ordine gerarchico, sono tutte priorità, quindi arriva a questo punto della mia relazione, ma vi assicuro che sono priorità in linea. Vi do un riferimento anche in questa mia veloce rappresentazione, perché il tempo è contingentato e quindi nel rispetto del tempo cercherò di andare per punti, pronto a rispondere naturalmente alle vostre domande e a fare tesoro anche dei vostri suggerimenti. L'elemento chiave non è soltanto quella delle rappresentanze negli organi sportivi, che direi andrà perseguito con maggiore determinazione, se pensiamo che soltanto in un caso su oltre 80 organismi sportivi c'è una presidente donna, e quindi c'è qualcosa che può essere migliorato, direi, ed è un eufemismo. Vi segnalo la misura che ho ulteriormente finanziato sulla maternità delle atlete, perché ritengo che questo, al di là del fatto che possano essere state utilizzate tutte le risorse, rappresenta, diciamo simbolicamente e anche plasticamente, il senso dell'impegno nei confronti, come ho detto, e di tecnici, tecniche, dirigenti, presidenti
ma anche atlete che in passato non avevano tutele e che invece vorrei sostenere con ancora maggior vigore. Diciamo, l'aspetto quantitativo finanziario è soltanto una testimonianza di un impegno che cercherò di sostanziare anche dal punto di vista diciamo umano nella quotidianità. Il tema delle infrastrutture l'ho accennato sommariamente sul versante dell'energia, sul versante dell'accessibilità. Inserirei un altro elemento, quello dell'intelligenza e della domotica delle infrastrutture. Le nostre sono infrastrutture, diciamo, insufficientemente connesse. Questa difficoltà tecnologica credo che sia un fattore disincentivante o comunque limitativo, soprattutto relativamente alle giovani generazioni che sulla connettività costruiscono in ambito di socializzazione digitale un elemento, diciamo, di vita, no? Con tutti gli equilibri che devono essere garantiti rispetto all'utilizzo delle tecnologie. Però è chiaro che i nostri impianti devono migliorare. Credo che l'impegno possa essere contenuto nello sforzo e massimo nella redditività. Quindi vi posso garantire che sarà mia cura fare in modo che ci sia un salto di qualità digitale dentro gli impianti. E così come sempre all'interno degli impianti, un tema che dovrà essere sempre più valutato è la sicurezza in senso lato, e credo che ci potrà venire incontro un utilizzo più puntuale e più integrato della banca dati che raccoglie le informazioni sulle infrastrutture. Il censimento che con denaro pubblico è stato sviluppato dal CONI e da CONI Servizi e adesso è nelle disponibilità di Sport e Salute del Dipartimento dello Sport e del Ministero. E qui faccio un incipit sul tema delle banche dati, che sarà un altro impegno di governo per quanto mi riguarda. Io credo che tanto più in questo tempo non sia tanto importante, al di là dell'attribuzione della responsabilità, dove siano le banche dati, ma che possono essere accessibili, tanto più perché sono banche dati che sono state realizzate con denaro pubblico nei limiti di quanto prevede la normativa sulla privacy per quanto riguarda i tesseramenti. Però voglio rappresentarvi la situazione in poche battute: c'è una banca dati delle infrastrutture, c'è una banca dati di chi gestisce le infrastrutture e organizza lo sport, c'è una banca dati di chi pratica lo sport. Questi tre livelli non dialogano tra loro, non c'è interoperabilità e quindi non si può neanche trarre spunto dalla integrazione dei dati, e quindi il nostro impegno sarà certamente di rendere le banche dati integrate, interoperabili, aperte e migliorate anche nella profondità dell'informazione. Collegandomi al tema dell'energia, io mi auguro che un giorno, spingendo un bottone, si possa conoscere il consumo cumulato di energia dei nostri impianti sportivi e magari fare anche delle operazioni funzionali a quanto ho detto qualche minuto fa, cioè l'efficientamento, l'ottimizzazione, che non è soltanto relativa a migliori consumi, ma anche a capacità produttiva di energia da fonti rinnovabili. Io credo che i nostri impianti sportivi, in gran parte, da quelli di più ampie dimensioni, che rispondono a dimensione industriale, ma anche a quelli che rispondono a dimensione sociale, a partire dagli oratori, si possa pensare a questi impianti, arrivando nella scala superiore addirittura a essere comunità energetiche, e comunque gli impianti più socialmente rilevanti, come ho detto, gli oratori, devono poter testimoniare in modo pratico, in modo vissuto. Stiamo sviluppando con la conferenza episcopale, da questo punto di vista, un programma di attività che ci porteranno in tutta Italia per alfabetizzare gli oratori in questo senso, trovando le risorse per rendere gli oratori testimonianza attiva delle buone pratiche ambientali. Dopodiché, per me gli impianti sportivi sono anche le città. Crediamo fermamente non soltanto quindi alle strutture convenzionali sportive, ma a quelle a cielo aperto, i playground, i piccoli campi nei parchi, nelle ville pubbliche. Crediamo molto alla ciclabilità non soltanto come fattore di mobilità sostenibile e di turismo lento, ma anche come strumento di pratica sportiva. La collaborazione qui sarà con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Già nella mia precedente esperienza all'Istituto per il Credito Sportivo abbiamo gettato le basi per la creazione di una mappa interattiva che consenta di capire dove sono le reti della ciclabilità
E quello che manca per poter programmare l'integrazione delle reti con la chiusura delle maglie e quindi la messa a disposizione di un sistema che si sovrapponga virtuosamente alla rete stradale, unitamente alla rete dei percorsi, dei cammini, alla rete fluviale e alla rete equestre. È un obiettivo ambizioso, probabilmente ne usciremo durante il mandato, ma mi farà piacere immaginare che nei 5 anni quantomeno possa essere imbastita questa nuova mappa dell'Italia, che credo che abbia, per motivi sociali, per motivi ambientali, per motivi turistici, quindi anche economici, per motivi sportivi, una valenza rilevante. Qui faccio un incipit sul tema della, ancora richiamo la collaborazione tra CONI e Sport e Salute relativamente alla, appunto alla salute, alla formazione e al presidio territoriale. In questi mesi stiamo assistendo a una duplicazione delle strutture, anche nell'ambito della salute, ovvero la medicina dello sport, anche nell'ambito della, della formazione, eventualmente anche la scuola dello sport, e sul territorio. Quello che cercherò di fare, in una logica di armonia che dovrò interpretare in prima persona perché possa essere credibile quando la chiedo agli altri, è fare in modo che si riuniscano queste due entità che hanno natura pubblica, uniscano gli sforzi, gli investimenti e nasca un nuovo, più efficiente istituto di medicina dello sport, con la partecipazione tra l'altro anche della Federazione dei Medici Sportivi, che è una meravigliosa, straordinaria architettura di competenze mediche e scientifiche legate allo sport, che fino ad oggi non ha, direi, mai collaborato con l'Istituto di Medicina dello Sport. Stessa cosa cercherò di fare con la Scuola dello Sport, quindi societarizzazione di queste entità, di modo che la formazione di base, ma anche la formazione di vertice, il collegamento con le scuole, il collegamento con le università, non veda CONI e Sport e Salute come soggetti distinti e distanti, ma come soggetti collaboranti all'interno di un perimetro societario. Stessa cosa per il presidio territoriale. Voi sapete che il CONI ha avuto, ha costruito nel tempo un'articolata rete di comitati, a partire da quelli regionali, presidiati da persone di valore, di esperienza. Quello che si rischia è che Sport e Salute costruisca una sua rete distinta e autonoma. Quello che io auspico e cercherò di praticare, di sostenere, di promuovere, ma anche verificando, è che questa rete si sovrapponga e si integri, nasca un'entità territoriale dove il CONI regionale svolga le funzioni legate alle attività istituzionali del CONI stesso, a partire dalla promozione dei valori dell'olimpismo, che non sono un tema secondario perché rappresentano secondo me un fattore culturale che merita in Italia di essere promosso in modo più efficace, e poi tornerò sul tema olimpico legato naturalmente alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. E Sport e Salute svolga la sua funzione di servizio, mettendosi a disposizione dello sport di base, del terzo settore sportivo, delle associazioni e delle società sportive dilettantisti, che sono 120-130.000 società che sono il cuore pulsante, sono l'architettura vitale dello sport di base, che fanno riferimento a enti di promozione, a discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Anche qui sarebbe, secondo me, deve essere un modo dignitoso di presentarsi unitariamente come offerta sportiva nelle sue diverse articolazioni, piuttosto che duplicare le funzioni. Alcuni elementi di attenzione che riguardano e che dovranno essere costanti nel tempo sono presenti nella legge finanziaria, ve li cito per capitoli perché si dia il senso di una direzione di marcia. Le misure sull'energia sono del tutto evidenti. Adesso qui parlo dell'emergenza, ma parlo al tempo stesso anche della visione strategica. I 110 milioni che sono stati messi a disposizione delle associazioni sportive, delle società sportive dilettantistiche, separatamente rispetto alle misure sull'energia destinate alle imprese propriamente dette, sono una cifra certamente rilevante. Sono state attribuite tenendo conto dei profili energivori delle infrastrutture, con una priorità sul ghiaccio e sull'acqua. Siamo riusciti a riclassificare anche gli impianti di risalita
e gli impianti di innevamento artificiale che erano stati un po' trascurati in termini di impatto perché si riteneva che fossero un po' come tutti gli altri impianti sportivi e sarà un tema sempre più all'ordine del giorno da adesso in poi per i temi che riguardano i cambiamenti climatici. Noi vediamo che la neve la troviamo sempre più in alto, i ghiacciai si stanno restringendo e lo sci si fa con la neve. E quindi questo sarà un tema che dovremo affrontare e vedremo come, mi auguro, non soltanto in termini sintetici, ovvero in termini chimici. Il credito d'imposta per le sponsorizzazioni, rivolto soprattutto alle realtà di base. In questi anni sono state distribuite tante risorse, le abbiamo utilizzate tutte bene. Nell'ultimo anno sono stati fatti 11.000 bonifici a realtà piccole e medio piccole, con un credito d'imposta del quale hanno beneficiato anche le imprese piccole e medio piccole del territorio. Questo secondo me ha svolto una funzione duplice, quello di dare sostegno alle realtà di base fino ad arrivare alla Lega Pro del calcio, ma senza dimenticare la pallavolo, la pallacanestro, gli sport a squadre che non sono professionistici. L'infa vitale, ma l'altro aspetto che si è determinato, ne siamo convinti, e che ha fatto emergere anche un'economia del sommerso sulle sponsorizzazioni che in passato non sempre si è manifestata nella sua trasparenza, nella sua efficienza, e quindi intendiamo, così come in questa manovra di governo, procedere ulteriormente con un finanziamento sistematico di questa voce perché è socialmente utile. Sport bonus. Scusate, anche qui margini di miglioramento, sembrava una misura in via d'estinzione, abbiamo invece chiesto e ottenuto di poter rifinanziare questa misura, avendo come punto di riferimento l'AR bonus, che è uno strumento che comunque sta producendo effetti significativi, avrà i suoi margini di miglioramento anche l'AR bonus, ogni tanto secondo me gli strumenti devono tornare in officina per un po' di manutenzione, ma oltre 600 milioni di donazioni filantropiche hanno contribuito comunque a riqualificare il patrimonio culturale pubblico, il patrimonio artistico, il patrimonio storico, con grande merito di chi ha individuato questa misura come strumento anche di partenariato pubblico-privato di fatto. Mentre per lo sport siamo ancora agli inizi, probabilmente è una misura povera, ancora poco illuminata, poco promossa, che apre e chiude troppo velocemente la sua finestra, e l'impegno che assumo con tutti voi, ma soprattutto con i potenziali beneficiari, è di dare maggiore respiro, maggiore visibilità, illuminarla ulteriormente, anche per fare in modo che il sistema delle imprese possa apprezzarne il valore, che si associa a quello delle sponsorizzazioni, perché come sapete Sport Bonus è dedicato al miglioramento delle infrastrutture. Sport nei parchi, un altro tema che si collega a quello che avevo trattato qualche minuto fa, cioè alla trasformazione in chiave sportiva delle città di tutte le dimensioni. È un tema che è stato affidato alla gestione di Sport e Salute, naturalmente, tema sul quale dovremo trovare nuove risorse. Chiederò al Parlamento tutto di darci qualche sostegno in questo senso, perché penso che la misura meriti di essere sviluppata in collaborazione con le amministrazioni appunto del territorio. Un piccolo incipit sulle misure, diciamo, che direttamente riguardano questo Ministero, che come sapete è senza portafoglio, però io dico che questa definizione vorrei modificarla, non soltanto per perseguire l'obiettivo di avere un portafoglio finanziario, ma nell'affermazione che il portafoglio ce l'abbiamo, è il portafoglio dei valori, delle idee, dei progetti, e con questi tre elementi io credo che il portafoglio anche finanziario possiamo comunque costruircelo. Cercheremo di renderlo strutturale nei limiti e nelle forme che saranno consentite. Peraltro ci è stata affidata la misura PNRR che voi conoscete, sono 700 milioni, lo 0,35% del PNRR. Non è certamente quello che ci aspettavamo, non è certamente una misura corrispondente con il prodotto interno lordo prodotto dallo sport che l'Istituto per il Credito Sportivo ha elaborato in collaborazione con Giorgio Alleva, l'ex presidente dell'Istat, e tutta la struttura dell'Istituto.
Lo abbiamo fatto come primo sforzo perché la banca pensavamo e pensiamo debba svolgere anche questa funzione, non soltanto di erogare credito, ma anche di fornire chiavi di lettura del contemporaneo che consentano di comprendere anche le prospettive future. Il PIL dello sport, per lo sport propriamente detto, per lo sport direttamente collegato e connesso, è l'1,37, sono 24 miliardi e mezzo su 1.800 miliardi, a questi concorrono naturalmente anche i servizi e il manifatturiero. Questa è la relazione tra il PIL dello sport e il PNRR sport, 1,37, 0,35. Mi auguro che sapremo essere capaci di rappresentare in modo più convincente, non soltanto andando a utilizzare al meglio le misure che comunque ci saranno in sede comunitaria, ma anche in sede di finanziaria, per la quale mi sento comunque, per quanto riguarda la finanziaria che stiamo varando, estremamente soddisfatto. Una chiusura, e mi scuso se sono stato un po' lungo, un ultimo passaggio sui grandi avvenimenti. Ho risposto doverosamente a un question time al Senato della senatrice Floridia sulle Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e ho capito ancora una volta di più quanto sia importante, ritornando un po' all'inizio del mio intervento, la comunicazione, la collaborazione, la capacità di ascolto e questo dipende da noi, è un impegno che assumo perché mi sono reso conto che probabilmente questo vale per il confronto con il Parlamento, vale nel rapporto anche interdisciplinare con i colleghi di governo, vale con le amministrazioni del territorio, vale con i singoli cittadini, dobbiamo colmare la distanza tra le cose che facciamo e la percezione che il cittadino ha e che le altre autorità hanno, perché c'è un mismatching che va colmato. Non convinceremo tutti, ma almeno avremo la coscienza a posto di aver saputo spiegare tutto quello che stiamo facendo, anche perché oggettivamente lo facciamo per i nostri cittadini, lo facciamo per la nostra nazione, non lo facciamo certamente per noi, è il nostro dovere primario. Su Olimpiadi e Paralimpiadi quindi c'è bisogno di spiegare meglio, intanto gli impatti relativi alle infrastrutture, che siano opere pubbliche e quindi infrastrutture di collegamento su gomma, su ferro, parcheggi di scambio, ma anche le infrastrutture sportive tout court, dando il giusto valore agli impianti temporanei e quindi che non hanno un impatto permanente e spiegando l'eredità che lasciano i giochi olimpici. Come ho detto alla senatrice Floridia e a tutto il Senato, il CIO, che è il riferimento insieme all'IPC per la parte paralimpica di questa meravigliosa competizione, ha elaborato un'agenda che è l'agenda 2020 più 5, dove il tema della sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria è primario, per una ragione semplicissima, non per demagogia, che le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono una staffetta nel tempo. Più lo staffettista che ha in mano in quel momento l'organizzazione gestisce bene e lascia una buona eredità, più le Olimpiadi e le Paralimpiadi diventano un obiettivo sul quale c'è contesa, c'è competizione. Negli ultimi tempi non è stato così, quindi diciamo che non so se per convinzione, per costrizione, per convenienza, questa agenda è stata comunque elaborata e noi dobbiamo comunicarla come i valori dell'olimpismo, perché altrimenti si rischia di non far comprendere anche alle aziende del paese che affiancarsi alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi esprime il valore proprio nel co-marketing con i cinque cerchi e con i valori olimpici. L'elemento più qualificante di questi valori è quello della comunione, quella della condivisione, della collaborazione. È stato inserito un quarto elemento nel motto olimpico, che è in latino come tutto il motto olimpico, che è communiter, insieme. Mi auguro che questo possa essere anche un elemento caratterizzante il mio mandato, perché credo che in quell'elemento ci giochiamo un pezzo di futuro. Ma le Olimpiadi del 2026 sono un obiettivo lontano, anche se con effetti quotidiani, quindi posso dirvi intanto che finalmente ieri è ufficiale l'ingresso nel ruolo del nuovo amministratore delegato, Andrea Varnier, una persona di grande valore professionale, di grande esperienza nel campo e soprattutto una bella persona. Secondo me anche questo non è un tema secondario, perché per me c'è la supremazia delle caratteristiche personali, umane e morali, e poi c'è certamente la qualità delle esperienze e la qualificazione professionale. Però
c'è sempre una gerarchia. E sarà mia cura, se lo riterrà opportuno questa commissione, chiedere un'audizione congiunta perché possa conoscere, farsi conoscere da questa commissione congiunta e possa anche spiegare il suo piano delle attività, perché voi per primi possiate conoscere il piano d'attuazione operativa della Fondazione Milano Cortina 2026, così come sarà fatto con Luigi Sant'Andrea, che è l'amministratore delegato della struttura che si occupa dello sviluppo infrastrutturale, anche in una veste commissariale. Ma per grandi avvenimenti, quando parliamo di grandi avvenimenti parliamo anche di Ryder Cup, dei mondiali di scherma del 2023, tutte e due 2023. In particolare segnalo la scherma perché è l'unica preolimpica che dà diritto alla qualificazione delle Olimpiadi di Parigi che si svolgerà in Italia e gli Europei di Atletica del 2024 e i tanti appuntamenti internazionali di tutte le discipline sportive che il nostro paese ospita. Perché li elenco in parte li cito genericamente? Perché sarà fondamentale, come ho detto, che ognuno di questi eventi che beneficia di denaro pubblico, così come chiunque tra gli organismi sportivi beneficia di denaro pubblico, non dia soltanto valore agli aspetti finanziari, ma analizzi, valorizzi, comunichi l'impatto sociale e il ritorno sociale dell'investimento. Anche questo sarà un elemento che caratterizzerà il mio mandato, cioè associare in senso macro il prodotto interno lordo, quindi gli aspetti economicistici, agli aspetti di utilità sociale, perché diamo e dobbiamo dare un senso sociale alle risorse pubbliche e il cittadino, così come le istituzioni, devono poterne disporre di questo dato e poterlo anche valutare per le occasioni successive di finanziamento. Perché è importante tutto questo? E chiudo richiamando ancora una volta la riforma dello sport, perché questo meccanismo unico in Italia nei settori vitali del paese è unico al mondo di finanziare con la fiscalità prodotta dal settore per l'anno precedente, deve stimolarci a conoscere l'architettura che determina il valore aggiunto. Nulla accade per caso, i valori economici si determinano non soltanto per dinamiche che non sempre riusciamo a leggere, ma lo sforzo che farò di concerto con i portatori di interesse dei quali verrete a conoscenza è quello di far emergere come si costruisce valore attraverso lo sport anche dal punto di vista finanziario. Daremo un senso meno inconsapevole al numero finanziario che viene attribuito al mondo sportivo, quei 410 milioni che non sono stati mai inferiori ai 460 milioni, ma possono ulteriormente crescere e non soltanto perché voglio che cresca la dimensione finanziaria, perché se cresce quella vuol dire che cresce l'utilità sociale, vuol dire che il nostro obiettivo viene raggiunto. Qual è il nostro obiettivo? Migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità. Questo è il senso del mio mandato, questo è il senso del mio dovere. Grazie. Ringraziamo il Ministro Abodi e ora intanto nel salutare il Presidente Marti, se vuole intervenire, poi dirò due cose io e poi inizieremo velocemente gli interventi. Grazie Presidente, grazie Ministro, saluto le due commissioni riunite. Io non sottrarrò neanche un secondo agli interventi dei colleghi, che sappiamo che abbiamo dei tempi ristrettissimi. Grazie per aver accolto celermente l'invito delle due commissioni. Siamo alla seconda commissione sulle linee programmatiche del secondo ministero che interessa le due commissioni. Un impegno sicuramente da parte della commissione del Senato, ma credo anche di quella della Camera, a far ritornare centrale lo sport per come l'ha delineato, toccando tutto quello che c'era da toccare, devo dire, in maniera concisa, in maniera ferma. Io ritengo che ci siano tutte le condizioni per non arrivare molto in là, a non parlare più, a non sentirle più dire senza portafoglio, ma creare le condizioni di centralità vera. Ha toccato l'impiantistica sportiva, ha toccato temi, ahimè, che sono un po' carenti nelle comunità amministrative, carenti nella fruizione generale. Ritengo che ci siano tutte le condizioni per lavorare bene insieme e da subito, Presidente. Ministro, ci vediamo alla prossima, entrando nel merito delle commissioni tematiche, non solo sui provvedimenti. Sono certo che ci sarà questa unità di intenti, quindi buon lavoro.
Sì, mi unisco anche io ai ringraziamenti al Presidente Marti, al Ministro Bodi per aver risposto appunto, come dicevamo, prontamente alla volontà del Parlamento di ascoltare quelle che sono, per farci ascoltare quelle che sono le linee programmatiche del Dicastero dello Sport, delle politiche giovanili e degli anniversari. E, come sappiamo, la novella dell'articolo 33 della Costituzione con la costituzionalizzazione del diritto allo sport è stata bloccata dalle contingenze politiche del passato, un lavoro trasversale che era stato fatto in Parlamento e che nasceva dall'impulso del commissario, all'epoca non ancora parlamentare, Berruto. È un lavoro che vorremmo replicare nei lavori di commissione e di aula per portare a casa finalmente, come accennato anche dal Ministro, il diritto allo sport in Costituzione come fattore non solo simbolico ma sostanziale per l'importanza che diamo all'ambito. L'eventuale proroga dell'entrata in vigore dei DLGS di riforma dello sport poi non può certo prescindere dallo spirito degli stessi, come appunto ha sottolineato il Ministro. Il combinato disposto infine della pandemia e del calo del potere d'acquisto delle famiglie, pensate, ha causato, secondo l'Istat, una diminuzione del 34% della pratica sportiva svolta nel 2021 rispetto al 2020. Questo ha creato un danno economico di salute e di solidarietà sociale, e quindi auspichiamo si possa iniziare a studiare meccanismi insieme, meccanismi di politiche detrattive, come sono state accennate, per incentivare la pratica sportiva. E anche su questo so che esiste forte convergenza tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. La Commissione, insieme ai colleghi della Commissione TLC, si impegnerà poi a breve su un altro versante, che è quello di costruire un impianto normativo sul contrasto alla pirateria audiovisiva, che sappiamo colpire soprattutto il settore sportivo, che è un danno da 260 milioni l'anno per le società e collima spesso con strutture criminali organizzate. Il Ministro, sappiamo, avere poi competenza sugli anniversari, e concludo, sarà nostra azione di Commissione promuovere una sempre più ampia collaborazione fra Parlamento e Governo per la sensibilizzazione su quelli che sono i momenti di memoria comunitaria, tramite i percorsi educativi, le manifestazioni culturali, i viaggi della memoria. Penso già al 27 gennaio, ricordando la tragicità della Shoah per le giovani generazioni, e sicuramente anche al 10 febbraio in memoria delle vittime delle foibe e della tragedia degli esuli, valutando insieme se potremo organizzare in maniera istituzionale ad esempio un treno del ricordo sull'esempio del successo del treno del Milite Ignoto realizzato dal precedente governo. Un atto questo di riconciliazione importante verso il quale siamo a disposizione. Io ringrazio, non voglio sottrarre altro tempo, iniziamo subito con gli interventi e per la cortesia dei colleghi della Camera lascio la parola al collega Sasso, perché poi dovrà predisporre l'intervento per il question time. Prego. Grazie Presidente. Vi segnalo che siete in tre, quindi i tempi saranno ripartiti per tre. Sì, grazie Presidente. Saluto il Ministro, saluto il Presidente Marti. I colleghi mi consentano un piccolo fuori tema. Voglio fare gli auguri al Presidente Mollicone, visto che oggi è il suo compleanno ed è anche il mio capitano della nazionale di pallacanestro di Montecitorio, per cui diciamo, come non dice è un sempre pezzo, lui, ma dopo una certa età non si festeggia. Siamo sul pezzo, va bene. Detto questo, accolgo con favore il passaggio tra i tanti del Ministro in riferimento alla scuola, che è il tema che più mi riguarda. E dobbiamo assolutamente proseguire quel percorso iniziato un anno fa, laddove, partendo da un dato molto brutto che riguardava il tasso di analfabetismo psicomotorio dei nostri ragazzi, noi siamo penultimi in Europa, finalmente riuscimmo a portare a casa quella sacrosanta battaglia abbastanza logica, abbastanza normale, ma che in Italia era diventata una battaglia, cioè quella di fare in modo che l'educazione motoria, e non semplicemente lo sport, ma l'educazione motoria nella scuola primaria dello Stato fosse insegnata da specialisti, senza nulla togliere alle colleghe docenti laureate in matematico e in italiano, però per combattere il tasso di analfabetismo psicomotorio abbiamo ritenuto indispensabile la figura di un docente specializzato. Noi l'anno scorso trovavamo le risorse soltanto per inserire queste due ore, che spesso, Ministro, sono le uniche due ore che in molte zone della nostra nazione possono svolgere attività motoria.
La scuola ha anche una funzione sociale da questo punto di vista, soprattutto in un periodo come quello che viviamo, dove usciamo da 2 anni di deprivazione culturale e di deprivazione sociale. Io non dimentico quando i nostri bambini non potevano recarsi in palestra. Mi fermo qui perché voglio superare quel brutto momento, a mio modesto avviso. Avremmo potuto evitare a tanti bambini, a tanti minorenni, la tragedia. Detto questo, impegniamoci insieme a tutto il governo, impegniamoci insieme al ministro Valditara per fare in modo che quelle 2 ore scattino non soltanto per la quinta elementare, ma per tutte le altre 4 classi. Le dirò di più. Nella passata legislatura, quando ricoprivo il ruolo di sottosegretario con delega proprio allo sport, iniziai a pensare con gli uffici ad una ulteriore sperimentazione dell'educazione motoria nella scuola secondaria di primo grado, nella vecchia scuola media, portando da 2 a 4 le ore di educazione motoria, dando la possibilità ad ogni singolo istituto, nell'ambito della propria autonomia, nell'ambito dell'offerta formativa, di diversificare quelle terze e quarte ore al pomeriggio, facendo scegliere quale pratica sportiva. Certo, è un progetto ambizioso. Certo, qualche collega potrà dirmi che molte scuole non hanno neanche una palestra. In questo è intervenuto il PNRR, stanno iniziando i lavori, chiaramente dovremo monitorare. E concludo il mio intervento con questo ideale percorso nel mondo della scuola, laddove, Ministro, io sono stato docente, sono stato anche sportivo con scarsissimi risultati, come il Presidente Mollicone potrà testimoniarle, però non dimentico la difficoltà di quando un ragazzo a 12-13 anni fa 3 allenamenti alla settimana, fa la partita, pur senza essere un olimpionico, pur senza essere un giocatore di Serie A, ma gli allenamenti e i campionati agonistici comunque li sostiene, quindi dobbiamo cercare di mettere mano un po' anche alla figura dello studente atleta. I professori devono capire che non è una colpa praticare sport, anzi spesso i ragazzi che lo praticano hanno una marcia in più perché sono abituati al gioco di squadra, al rispetto delle regole, alla strategia. Quindi concludo il mio intervento augurandole buon lavoro. Avrei fatto volentieri riferimento anche al problema degli spazi, che spesso vedono le scuole e gli enti locali come un ostacolo e un veto alle tante associazioni dilettantistiche sportive, ma di questo so che ve ne parlerà dopo la collega Latini, per cui faccio altro che augurarle buon lavoro e dirle che la Lega è a sua disposizione per questo ed altri traguardi. Grazie Presidente. Posso? No, alla fine. Guidi? Allora, il collega Piccolotti. La collega Piccolotti, mi scusi. Prego. Grazie mille Ministro, grazie Presidente, grazie della sua relazione che tocca molti punti. Naturalmente però, per quanto ci riguarda, vorrei concentrarmi in particolare sul tema dell'inclusione. Sappiamo che lo sport è un grande e potente veicolo di educazione per i ragazzi e le ragazze, per i bambini e le bambine. Sappiamo che è attraverso lo sport che molti bambini che vengono da famiglie difficili possono trovare anche percorsi di emancipazione, di autodeterminazione, di costruzione di una socialità che non li veda in qualche modo classificati o stigmatizzati dal punto di vista sociale. Sappiamo anche che questo vale anche per tanti minori e tanti bambini che non hanno la cittadinanza italiana, che vivono qui, fanno sport con i bambini italiani e che per l'appunto hanno per molti anni incontrato alcune difficoltà nel tesserarsi alle società. Molto intelligentemente nella scorsa legislatura è stato modificato il provvedimento sullo Ius Soli, recependo gli ostacoli che impedivano a quei minori che non erano arrivati prima dei 10 anni di età di tesserarsi alle società sportive, e però sappiamo che alcuni problemi permangono ancora. In particolare sappiamo che i ragazzi stranieri, minorenni, residenti in Italia non possono essere convocati per le selezioni nazionali, non possono indossare
la maglia azzurra, perché per vestire la maglia azzurra si deve attendere di diventare maggiorenni e solo al compimento dei 18 anni, in base alle leggi sulla cittadinanza in vigore oggi in Italia, si può dare corso alla pratica per ottenere la cittadinanza. E è proprio in tali casi, molto spesso, che l'adolescenza si trasforma per questi ragazzi anche in un'età dell'abbandono dello sport, perché appunto non possono fare ulteriori passi in avanti. E quindi è per queste ragioni che insieme sono sia sociali che civili, di civile convivenza e di affermazione sportiva, che a noi pare opportuna la revisione della normativa in materia di concessione della cittadinanza italiana, che naturalmente, per quanto ci riguarda, dovrebbe essere ricompresa dentro un più ampio intervento di revisione della materia dello Ius Soli e dello Ius Scholae. E comunque, per quanto ci riguarda, sul terreno sportivo, da considerarsi prodromica alla approvazione di uno Ius Soli o di uno Ius Scholae. E comunque chiediamo appunto che la normativa preveda un percorso semplificato per quei ragazzi e quelle ragazze che abbiano significativi meriti sportivi rispetto alla cittadinanza, e al fine di favorirne l'integrazione e anche di potenziare la partecipazione italiana alle competizioni sportive internazionali. Per questo le chiedo di chiarire qual è il suo pensiero in merito alla possibilità appunto di operare questa semplificazione e di garantire, di permettere la concessione della cittadinanza per meriti sportivi, come in effetti è accaduto in un caso, quello di Yassin Rachid, il campione di atletica che aveva già vinto più di 25 titoli nazionali e a cui il presidente Mattarella concesse appunto questa cittadinanza per meriti sportivi. L'altra cosa che vorrei chiederle riguarda invece lo sport a scuola. Abbiamo già discusso dell'intervento normativo che ha inserito l'educazione motoria nella scuola privata. Sappiamo che è un intervento troppo limitato e che va ampliato, questo l'ha già detto anche lei, io spero che si procederà in maniera spedita, però le faccio anche notare che attualmente non esiste alcuna linea guida sui tipi di sport che devono essere, diciamo, alla base del programma nella scuola primaria. E quindi c'è il rischio che quest'ora di educazione fisica assomigli, diciamo, più a una scampagnata che a una vera e propria, un vero e proprio momento di sforzo e di esercizio. Negli altri paesi europei ci sono delle attività indicate come obbligatorie per i ragazzi, in particolare a farla da padrona rispetto alla media degli altri paesi è la ginnastica a corpo libero oppure i giochi, molto spesso con la palla, però non si esclude nemmeno che si possa avere nel programma l'atletica, il nuoto e persino la danza, questo accade in tantissimi paesi europei. Allora io le chiedo che cosa ha intenzione di fare il Ministero dello Sport rispetto a questi programmi per la scuola e se per la prossima annata sono già pronti alcuni programmi o progetti metodologici per rendere effettive e chiare gli orientamenti del Ministero della Scuola e dello Sport in merito. Grazie. Sì, il senatore Guidi da remoto. Buongiorno a tutti, intanto al Presidente Marti, soprattutto al Ministro Bodi. Andrea, scusami se non sono presente, ma ho fatto anche un'attività sportiva. Sono caduto dal letto e certe cose le rotte. Ti chiedo veramente scusa. Io ho avuto conferma della stima che ho per te già da prima del tuo insediamento da ministro, non voglio farla lunga. Questi sono giorni che ribadiscono l'importanza non solo individuale, ma anche sociale e politica dello sport, da Maratona a Berlino, a questi giorni un po' complicati dei mondiali di calcio, beh, insomma, si vede quanto lo sport
vada oltre in tutti i sensi. Io due cose voglio dirti, ma col cuore, anche perché l'ho vissuti ambedue. Intanto il discorso dell'educazione fisica. Io ho vissuto anni terribili. Sono riuscito a conquistare spazio nella scuola di tutti, anche se a pagamento, perché allora in quei tristi periodi la scuola pubblica era un po' vietata ai disabili come me, e vissi malissimo il fatto che nelle 2 ore di educazione fisica, dove potevo esprimere il meglio di me anche a livello di socializzazione, venivo lasciato perché riformato da un certificato medico nella classe da solo a disegnare sulla lavagna. Sarei diventato un buon pittore, ma certo ho perso anni bellissimi, quindi davvero il discorso di battersi perché non vi sia esenzione, tranne casi di particolare pericolosità, per le persone con disabilità, gli alunni con disabilità all'interno della scuola, per fortuna di tutti. Poi il discorso delle Paralimpiadi, cioè, le ho viste nascere, ho visto Marzon, ho visto Gabrielli, ho visto tanti, vedo oggi come Luca Bancalli si batte per queste Olimpiadi speciali, ma non certo per il tifo, il valore e anche il messaggio di coraggio, oltre ogni limite che danno. Però anch'io sarei molto felice se con dolcezza, senza demonizzare nessuno, ci fosse un solo comitato, il CIO, e le Paralimpiadi diventassero un discorso inclusivo di tutto lo sport. Tutti hanno diritto a partecipare, tutti hanno diritto ad essere rappresentati. Noi, Andrea, Ministro, ci saremo vicino in tutti i sensi, convinti che nello sport possiamo rappresentare, al di là della vittoria, non vorrei essere de Cupertino per forza, ma l'importante è partecipare. In questi anni negati vediamo quanti danni si sono fatti ai bambini, agli adolescenti, alle persone, in un distanziamento spesso irragionevole. Ecco, io credo che dovremmo collaborare con te, e spero anche tu con noi, ma sapendo come sei fatto, non è una speranza ma una certezza, sicuri che davvero nello sport, con lo sport, possiamo migliorare il più possibile la nostra socialità, la nostra accettazione dell'altro, ma anche di noi stessi, che in questo difficile periodo abbiamo messo in discussione. Grazie e davvero, Ministro, buon lavoro. Grazie, grazie Antonio, grazie Senatore. Grazie al Senatore Guidi, lascio ora la parola all'Onorevole Boschi. Grazie Presidente e grazie anche al Ministro ovviamente per la sua relazione. E sicuramente abbiamo apprezzato l'approccio del Ministro, che è evidente conosce bene il mondo dello sport, e ci piace, diciamo, che il suo inizio in qualche modo si basi anche sull'ascolto e sull'esigenza di condividere in qualche modo dal basso anche le riforme, gli interventi, le misure che il Ministro proporrà. In modo particolare, diciamo, la consapevolezza del Ministro sulla necessità di definire meglio in qualche modo il lavoro di CONI e Sport e Salute, soprattutto nelle loro poi rappresentanze e ramificazioni territoriali, per evitare sovrapposizione e confusione anche nel rapporto poi con gli enti locali e con le altre istituzioni. Quindi sicuramente c'è da creare una miglior collaborazione e definizione dei ruoli e dei compiti. E in qualche modo vorremmo anche
sensibilizzare ulteriormente il Ministro dal nostro punto di vista sul richiamare, pur nel rispetto ovviamente dell'autonomia poi delle federazioni sportive, del mondo dello sport, anche sull'importanza del valore educativo dello sport come valore primario, perché senza entrare ovviamente in casi puntuali di cronaca di questi ultimi giorni, ma che sicuramente non sono nuovi nel mondo dello sport, c'è preoccupazione rispetto anche a alcuni elementi di allarme che vengono soprattutto nello sport agonistico ovviamente da atlete e atleti, e noi sappiamo che invece prima di tutto lo sport deve insegnare il rispetto di qualsiasi differenza, ne parlava prima anche la collega Piccolotti, ma anche rispetto a quelle che sono le differenze di genere, gli stereotipi, e quando il ministro giustamente parla del lavoro sull'importanza dell'educazione anche agli stili di vita, allo sport, alla corretta alimentazione, se non si parte proprio dall'esempio che si dà nello sport e nelle federazioni diventa problematico poi farlo altrove, quindi sicuramente questo ci sta particolarmente a cuore. Ho apprezzato nell'intervento del Ministro che siano state indicate alcune linee guida, alcuni titoli soprattutto sull'inclusione nello sport per le persone con disabilità, sul tema della parità di genere. Ecco, mi piacerebbe forse in replica che il Ministro potesse dare qualche elemento più puntuale su come intende poi in qualche modo esplicare questo impegno. Noi sappiamo per esempio che per quanto riguarda il professionismo femminile c'è adesso una cornice normativa, ma soltanto il mondo del calcio si è adeguato, quindi serve comunque continuare nell'impegno, nello spronare poi le diverse federazioni, forse anche nel trovare risorse che rendano poi questo non più un titolo ma anche un'attuazione concreta possibile. E lo stesso ho sentito appunto gli interventi puntuali in tema di paralimpiadi e di strutture in vista anche di Milano Cortina, dei prossimi appuntamenti, ma sappiamo che il tema delle barriere architettoniche di accesso agli impianti sportivi tutti è un po' più ampio, più esteso, e che chiaramente deve essere uno degli impegni nella strategia del Ministro, così come, ma lo ha già detto anche il collega Sasso, ovviamente è auspicio di tutti noi che si prosegua nell'impegno sullo sport nell'ambito scolastico, e su questo, al di là ovviamente delle sue prime parole sulla necessità di estenderlo rispetto a quanto già lasciato in eredità dal precedente governo, ci piacerebbe sentire qualcosa di più specifico. Le poi rassegno una mia e nostra preoccupazione come gruppo di Italia Viva Azione rispetto all'ipotesi che ci possa essere un intervento del governo che faciliti una dilazione dei debiti fiscali delle società di calcio della Serie A, perché ovviamente laddove questo intervento fosse confermato, a nostro avviso sarebbe un elemento di forte discriminazione rispetto agli altri cittadini e alle altre imprese del nostro paese in altri settori, ma anche un cattivo segnale rispetto a quelle società che invece hanno rispettato gli impegni e quindi hanno cercato di adempiere agli obblighi nei tempi previsti. Quindi sinceramente questo ci sembrerebbe un elemento assolutamente negativo, e chiediamo su questo profilo, ecco, una parola di chiarezza da parte del Ministro su quello che è l'intendimento del Governo. E rinnovandole in qualche modo anche il nostro supporto rispetto ad alcune linee di indirizzo che ha rassegnato oggi, sulla riforma del lavoro sportivo lei ha detto qualcosa forse all'inizio della sua audizione, perché appunto è necessario trovare un punto di equilibrio su diritti fondamentali che non possono essere procrastinati, ma noi sappiamo quelle che sono anche le esigenze economiche purtroppo di un settore, soprattutto quello dilettantistico, che è in grossa difficoltà, però ecco, per capire meglio quando verrà sciolto questo nodo, perché c'è grande attesa, lo sa Ministro, da parte di questo settore, e mi unisco ai colleghi che sono già intervenuti sulla esigenza di rafforzare lo sport di base, non soltanto pensando ai tanti giovani che soprattutto dopo il Covid si sono allontanati dallo sport, ma a tutte le età, compreso diciamo i più adulti. Grazie. Grazie collega Boschi, lasciamo ora la parola alla senatrice Versace di Azione Italia Viva, che interviene da remoto. Prego. Sì, eccomi. Buongiorno, grazie Presidente.
Grazie Ministro, io le chiedo scusa per la voce. Sono innanzitutto buona parte anche dei nostri dubbi sono stati in qualche modo chiariti nel question time di settimana scorsa. Sono anche molto contenta di registrare, devo dire Ministro, alcune parti per me particolarmente importanti come il coinvolgimento della scuola. Condivido, quindi non ripeto quello che ha appena esternato la collega Boschi, perché era tra i miei appunti, ma avendolo già esternato lei io vado avanti e cercherò insomma di non togliere tempo ai colleghi dicendo questo. Innanzitutto nelle scuole io devo sollevare comunque soltanto degli aspetti che vorrei in qualche modo lasciare anche come input e stimolo di riflessione ulteriore, perché l'insegnante di scienze motorie nelle scuole primarie è sicuramente già un grande importante passaggio, serve maggiore formazione. E mi voglio anche unire a quanto ha detto prima di me il senatore Guidi. Purtroppo ancora oggi nel 2022 si registrano comunque dei fenomeni in molte scuole, io stessa ne sono stata anche testimone, sono dovuta nel mio piccolo in qualche modo intervenire per dei ragazzi con disabilità che vengono spesso lasciati un po' ai margini durante queste ore dedicate proprio allo sport per, come dire, forse l'insufficiente preparazione anche culturale. Quindi non voglio dire per cattiveria, ma forse occorrerebbe maggiore formazione sotto questo punto di vista per gli insegnanti, che trovandosi dei ragazzi con delle disabilità sensoriali o motorie, per non parlare poi di quelle intellettive, vengono lasciate ai margini. E ha ragione il senatore Guidi quando parla di coraggio, serve più coraggio ma serve anche più attenzione. Questo era un aspetto che assolutamente volevo mettere sul tavolo. Bene anche l'intervento che va fatto, sono assolutamente d'accordo nel creare maggiore armonia e un filo conduttore ma anche di collaborazione tra CONI e sport e salute. Peraltro sui parchi all'aperto e quindi sullo sport all'aperto, sport e salute ha fatto anche un gran lavoro. Mi permetto anche lì sempre di sottolineare che serve maggiore attenzione, che forse a volte noi diamo per scontata, Ministro. Io vorrei, conosco bene la sua sensibilità, quindi mi permetto di rimarcarla anche, come dire, per offrire un ulteriore spunto anche ai colleghi. L'accessibilità e l'inclusività spesso viene utilizzata un po' come slogan, un po' anche in maniera superficiale, va obiettivamente in maniera concreta attuata. Quando si organizzano degli interventi strutturali anche sui parchi all'aperto o sulle infrastrutture, serve comunque pensare anche a dei percorsi mirati per tutte quelle persone che hanno delle disabilità sensoriali, e mi riferisco ai ciechi, ai sordi e non solo a quelli con la disabilità fisica, fermo restando che spesso le barriere architettoniche ancora oggi purtroppo si ripresentano. Lo sport in Costituzione, questa è stata anche una mia battaglia, penso una battaglia di tutti, che già nella scorsa legislatura in maniera trasversale ha visto poi insomma accorpati quei testi. Perché è importante, perché ci tengo anche a sensibilizzarla affinché veramente questo possa essere un obiettivo non troppo lontano da attuare, perché nel momento in cui la nostra stessa Costituzione riconosce questo diritto alla pratica sportiva, inevitabilmente si troverà costretto anche a muoversi affinché esso stesso questo diritto sia effettivamente tutelato e garantito. Ma perché sia tutelato e garantito, non possiamo lasciare fuori quelli che sono poi invece gli altri ministri competenti, ad esempio mi riferisco alla salute, perché va ricordato, io devo ricordarlo perché spesso purtroppo ce lo si dimentica, molte persone con disabilità, e io ne sono mio malgrado testimone, non sempre disabili si nasce, il più delle volte lo si diventa anche nel corso della vita. Ecco, io ho perso le gambe in un incidente stradale, ho fatto l'atleta paralimpica ad altro livello, va ricordato che una gamba da corsa, una protesi, tecnologia avanzata tipo ho usato io per fare europei, mondiali, olimpiadi, costa senza comprare un Ferrari dai 5 agli 8 mila euro, e il nostro sistema sanitario nazionale non le prevede, non li copre, i LEA non sono aggiornati, il nomenclatore nazionale non prevede i dispositivi di tecnologia avanzata. Quindi come noi possiamo parlare a un mondo che è quello delle persone con
abilità, dicendo che anche grazie allo sport saranno incluse, saranno integrate, avranno anche loro la possibilità di praticare lo sport, quando poi soprattutto per quelle persone con disabilità fisiche c'è la necessità di accedere ad ausili, a dispositivi di tecnologia avanzata che però lo Stato non copre, che il Comitato Paralimpico non può garantire. Io mi permetto, ma mi riservo anche di farle avere maggiori dettagli, perché avevamo fatto una battaglia anche molto trasversale nella scorsa legislatura attraverso l'istituzione di un fondo che prevedeva proprio l'erogazione da parte del sistema sanitario di protesi, ausili, di dispositivi di tecnologia avanzata funzionali all'attività sportiva amatoriale, proprio per avviare alla pratica sportiva. Questo non c'è bisogno che io lo dica, penso di trovare molti alleati. Grazie, senatrice Versace, presenti. Concludo, Presidente, vado a concludere, però questi sono temi importanti, parliamo di sport e di salute, lo butto sul tavolo perché non ci si dimentichi del fatto che comunque, se lo vogliamo garantire, dobbiamo anche considerare tutte le branche che sono ad esse collegate. Ringrazio per la disponibilità e ovviamente anche a nome di Italia Viva e di Azione mi rendo comunque disponibile sempre per una collaborazione costruttiva affinché si possa arrivare all'obiettivo di queste linee programmatiche, che insomma fa piacere a tutti raggiungere questi obiettivi. Grazie. Grazie senatrice Versace, raccomando a tutti i colleghi di rimanere nei tempi, anche perché come sappiamo c'è il question time e quindi sforando i tempi poi rischiamo di non poter avere la replica, anche il ministro è impegnato nel question time, quindi vi prego di rispettare i tempi. E, onorevole Amato. Grazie Presidente, Ministro, ho ascoltato la sua relazione, propositi lodevoli, ma più che propositi lei dovrebbe essere capace di moltiplicare pane e pesci, perché con lo 0,35%, con 24 miliardi, pensare di poter fornire di palestra le scuole che non ce l'hanno, la vedo dura. Lei avrà la nostra collaborazione. Anzi, se ci permetterà anche di avere un canale riservato dove poterle segnalare impianti abbandonati da riattare, che faranno risparmiare dei soldi, e sarà nostra cura farlo. Io ho solo tre quesiti. Uno è quello a cui ha fatto riferimento la collega Boschi. In pandemia, come lei sa, fu varata una norma che procrastinava il pagamento di IRPEF e contributi alle società di calcio. Era stata spostata fino a novembre. La data di scadenza era il 16 dicembre. Nel decreto aiuti quater quella data è stata spostata ancora al 22 dicembre. Lei ci assicura che in quel tempo non uscirà nulla fuori che possa permettere alle società di dilazionare ancora quanto dovuto all'erario, visto quello che sta facendo il governo per trovare soldi per chi ha bisogno, insomma. E questa è la prima domanda. Nel decreto legge a cui lei ha fatto riferimento, quello che andrà in vigore dal primo gennaio, l'articolo 28 parla di registro delle attività sportive dilettantistiche, a cui segnalare i dati per l'individuazione dei rapporti di lavoro. Però la stessa legge, la 39, il decreto 39 parla di abolizione di registro, non contempla più il registro. Quindi lei assicura che al primo gennaio le società che vorranno comunicare non avranno alcun problema, perché quel registro sarà perfettamente funzionante? Ultima domanda. Nell'ultimo Consiglio dei Ministri la ministra Fabiana Dadone ha avviato un percorso, una norma per salvaguardare i tassi di interesse per la prima casa per i giovani dai 18 a 35 anni. Noi ci auguriamo che lei voglia continuare su quella strada, sempre con quello 0,35%. Purtroppo quello è. Grazie Ministro. Grazie anche per la sintesi. Passo la parola ora al senatore Aloisio del Movimento 5 Stelle, in remoto, prego. In remoto, sono qua. E quella la davo. Onorevole Ministro,
e onorevoli colleghi, onorevoli Presidente, volevo fare prima di ogni cosa i complimenti al Ministro Andrea Babi, ho imparato il nome perché lei venendo dalla società civile, quindi ognuno di noi non la conosceva, e ho apprezzato molto la sua relazione, che è stata molto puntuale ed ha abbracciato tutti gli aspetti sociali. Allora io parto da mens sana in corpore sana. Cito questa locuzione latina tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale per rimarcare che la tutela della sanità dell'anima deve essere pari a quella del corpo. Eppure, da nord a sud, a molti concittadini è negato il diritto allo sport. Gli impianti sportivi richiedono competenza a tutto campo, dalla produzione dei manti alla progettazione dei campi. Purtroppo, ad oggi, moltissime strutture italiane, da nord a sud, sono obsolete e abbandonate, mentre in molte città sono più gli impianti inagibili che quelli funzionanti. Se da un lato la motivazione s'annida nella cattiva gestione di questi spazi, dall'altro lato molti bilanci comunali non consentono alle amministrazioni nemmeno semplici interventi di manutenzione ordinaria, a danno delle società sportive che ne soffriscono e di tutti i cittadini. Pertanto le chiedo se c'è la possibilità che la gestione di strutture particolarmente fatiscenti passi in capo al Ministero competente, al fine di ripristinare strutture abbandonate nell'interesse di quanti si vedono negati il diritto a praticare l'attività sportiva. 2. Se il suo Ministero intende stanziare dei fondi mediante un apposito decreto o già in legge di bilancio per mettere in sicurezza gli impianti sportivi che necessitano di manutenzione straordinaria. Infine, le chiedo se condivide l'opportunità, e se non sbaglio ne ha parlato Giussi Versace, di destinare dei fondi volti ad attrezzare gli spazi aperti della città con macchine, macchinari e attrezzature con cui è possibile praticare l'attività sportiva, come già avviene in altri paesi europei. Io ricordo un mio viaggio nel 1976 in Albania, dove mi colpì molto che tutti i vari rioni, le varie zone dei paesi avevano le attrezzature sportive all'aperto, al di là di aver utilizzato le chiese, perché Enverocia in quel periodo aveva soppresso la religione cattolica, avevano utilizzato tutte le strutture delle chiese come palestre. Grazie. Grazie senatrice Aloisio. Lascio la parola all'onorevole Berruto del Partito Democratico. Prego. Grazie Presidente. Ringrazio i Presidenti Mollicone e Marti per questa opportunità. Ringrazio naturalmente il Ministro per essere venuto qui a presentare rapidamente una visione molto, molto ampia di quello che è la tematica sportiva. Ne approfitto ancora per un ringraziamento ai Presidenti Mollicone e Marti anche per il rinvio dell'audizione del Ministro San Giuliano di domani. Gli ultimi due anni, Ministro, lei lo sa perfettamente, hanno segnato una svolta epocale nel mondo dello sport, cioè quello che era il mondo dello sport e il modello sportivo fino al 2019. Oggi non esiste più quel modello che era stato, diciamo, fortemente delegato dalla cosa pubblica e sostenuto principalmente da denaro privato, finanziato molto spesso dal denaro delle famiglie, e, diciamo, per paradosso, in un momento di crisi epocale, proprio nel momento in cui invece lo sport di vertice è riuscito a esprimersi al suo meglio. Chiaramente ne siamo felici, ma sappiamo anche tutti, insomma, chi conosce lo sport sa che l'impatto di quello che è successo negli ultimi due anni si valuterà fra qualche anno a venire. Quindi la sua relazione, le sue linee strategiche incontrano per larghissima parte anche tante discussioni che abbiamo avuto in passato con enorme piacere e rispetto. Parto anche io, come ha voluto fare lei, da due punti nodali. Uno è il tema della modifica dell'articolo 33 della Costituzione,
che non è un fatto, diciamo, simbolico, è il determinare la necessità di generare poi politiche pubbliche che difendano un diritto. Esiste una proposta di legge già depositata, quindi mi auguro che questo iter possa riprendere molto, molto velocemente e arrivare là alla conclusione che purtroppo nella scorsa legislatura non è arrivata per una questione di settimane, ma con un consenso estremamente ampio, quindi sarà un giorno di enorme felicità perché penso che sia possibile vedere tutte le luci verdi accese per approvare quella modifica. Lei lo ha distinto bene, io semplicemente lo risottolineo, c'è un tema che riguarda l'urgenza, quindi la situazione in atto, che riguarda l'urgenza per le SD, per le SSD, per le società, per gli enti di promozione sportiva, per le famiglie che dopo la pandemia subiscono il caro energia, il caro bollette come un'ulteriore mannaia. Sottolineo riguardo a quello che lei ha detto, tre temi che vanno affrontati secondo me nello specifico e che riguardano gli impianti, quelli tradizionali. Mi riferisco agli impianti sportivi, mi riferisco agli impianti natatori che sono in una crisi epocale e lei lo ha sottolineato, gli impianti di risalita erano stati oggetto di un nostro emendamento nella decreto aiuti TER che non è stato accolto, quindi accolgo con favore il fatto che lei ci proporrà una soluzione che ovviamente sottolineo essere straordinariamente in emergenza perché la stagione evidentemente sta per incominciare. In generale credo che sia importante dedicare un'attenzione particolare a un'azione che io credo necessaria, ovvero in virtù di straordinariamente cambiate condizioni di mercato avere una, diciamo, una forma quadro di possibilità di ridiscutere i contratti di gestione delle società sportive che gestiscono oggi impianti appunto sia indoor che outdoor, soprattutto impianti natatori, perché le condizioni con cui quei contratti sono stati sottoscritti evidentemente sono clamorosamente diverse. Poi esco dall'emergenza, cioè, o meglio, mi piacerebbe uscire dall'emergenza, ma esco nella mia relazione dell'emergenza per parlare invece di una visione. Lei ha parlato più volte di un concetto che sa quanto mi è caro, che è la cultura del movimento, e quello è un cambio di paradigma, no? Nel senso che allarga la proposta sportiva, che non dipende più soltanto dall'età o dal talento o dalla condizione economica. Noi abbiamo vissuto un modello sportivo dove spesso lo sport può farlo chi se lo può permettere. Mi permetto di aggiungere un tema che lei ha accennato riguardo all'impatto, no? che questa cultura del movimento in particolare ha sulla salute e quindi sul sistema sanitario nazionale. Come lei sa ci sono migliaia di pagine di letteratura scientifica che dimostrano che il famoso euro investito in sport ne fa risparmiare 4, 5, 6, 7 a seconda della patologia al Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, io credo che, e anche da questo punto di vista ci troverà pronti, anzi abbiamo anche in questo caso già depositato alcune proposte di legge, per provare a fare veramente un salto di qualità e a fare in modo che l'attività fisica adattata possa essere prescrivibile dal medico di base, proprio perché è un investimento che ritorna, restituisce a medio e lungo termine un risparmio quantificabile e misurabile in termini proprio economici. Aggiungo che da questo punto di vista io e noi ci auguriamo che possa anche essere come dire, immaginato un percorso di aumento per esempio delle detrazioni fiscali delle persone che decidono di fare o di far fare ai propri figli attività sportiva. Come lei sa, oggi quel limite economico è in 210 euro e c'è un limite soprattutto di età, fino a 18 anni. Noi crediamo che si potrebbe immaginare di alzare quella quota, ma soprattutto di eliminare il vincolo dell'età, perché se è vero, come è vero, che l'attività motoria è fattore di benessere e di risparmio anche per una persona magari più avanti con l'età, con una patologia, credo che sia giusto. E in questo quadro, come lei sa, troverà il nostro essere pronti anche a un altro grande tema che lei ha evocato, che è quello di immaginare, e in questo la pandemia un po' ce l'ha insegnato, che gli impianti sportivi non sono solo quelli tradizionali, ma possono essere le palestre a cielo aperto. Io sottolineo solo una cosa. Per esperienza, credo, non è sufficiente soltanto immaginare di attrezzare dei luoghi affinché questi luoghi diventino
chiamiamoli così, hub della salute. Io credo che questi luoghi vadano affidati a delle società sportive o degli enti di promozione sportiva o delle federazioni in maniera che li facciano vivere, generando salute e generando anche un'altra cosa che potrei definire senza timore di essere frainteso sicurezza, perché presidiare un territorio generando salute permette anche di restituire ai cittadini magari parti delle proprie città che sono magari lasciate abbandonate. Tema sport e scuola, evidentemente, beh, qui vado in scia con molti colleghi, siamo tutti d'accordo, un po' la madre di tutte le battaglie forse lì, la scuola primaria. Mi permetto di sottolineare che ovviamente noi vogliamo estendere a tutte le classi della scuola primaria, anzi ci piacerebbe estendere anche alla scuola dell'infanzia. Naturalmente non a risorse invariate, però, nel senso che credo che sia importante e sia anche dignitoso, insomma, dedicare delle risorse, anche perché c'è un mercato di lavoratori, e mi riferisco ai laureati su ISM che sono pronti evidentemente a ricoprire quei ruoli. Aggiungo, lo sport è anche uno strumento, oltre a quello che si fa in palestra, perdonatemi la banalizzazione, è uno strumento culturale, quindi ben venga qualunque proposta condivisa con i ministeri competenti, compresi quelli dell'università, ieri abbiamo avuto l'audizione con la ministra Bernini, di storia dello sport. Perché attraverso la storia dello sport si può insegnare la storia, la geografia, la matematica, le scienze e quant'altro. Chiudo con alcune sollecitazioni però. La prima, non me la sono tenuta alla fine, ma ovviamente lei è partito da lì giustamente, c'è un tema che genera in questo momento un enorme interesse, che è quello della legge del lavoro sportivo e del vincolo. Lei sa come la pensiamo, io rivendico la non differibilità di questo intervento. Io credo fortemente che questo intervento debba conservare diciamo l'entrata in vigore al 1° gennaio, così come previsto dalla Gazzetta Ufficiale. Le chiedo di, da questo punto di vista, di cercare di aumentare la qualità dell'informazione, cioè c'è moltissima disinformazione su questo tema in questo momento, probabilmente perché questa legge è frutto di una serie di correttivi che ovviamente hanno modificato radicalmente l'impianto iniziale, e forse in questo momento, diciamo, il sentito dire fa ancora riferimento tanto a quell'impianto iniziale che aveva un impatto completamente diverso. Se vogliamo fare informazione, ricordiamo per esempio che per tutto ciò che riguarda i contratti sotto i 5.000 euro non cambierà nulla. Per i contratti che sono nella forbice fra i 5 e i 15.000 euro l'impatto misurato è intorno fra il 6 e il 9%. Di costo del lavoro. Io capisco che in questo momento di grande crisi anche soltanto l'1% possa essere un problema, e quindi le chiedo, come ho già fatto, di immaginare che nella legge di bilancio ci siano delle risorse destinate a poter ancora ammorbidire questo impatto, magari anche azzerarlo, ma credo che il rispetto e la dignità del lavoro sportivo debba davvero finalmente trovare compimento, anche perché, lo sottolineo perché anche in questo se ne parla un po' troppo poco, laddove non arrivasse la legge arriverà la giurisprudenza. 37 sentenze della Corte Costituzionale già ci ricordano che evidentemente quel tema non può essere rimandato. Chiedo scusa, quanto tempo ho a disposizione? Ha parlato 10 minuti, gli abbiamo lasciato anche il tempo del collega del Senato che non c'è, però deve assolutamente chiudere. Chiudo, grazie. Tre temi in chiusura. È evidente, ministro, c'è una questione meridionale, mi permetto di definirla così, c'è una enorme differenza nell'accesso allo sport fra il sud e il nord, c'è una questione sociale, torno anch'io sul tema di quegli atleti di seconda generazione che possono oggi diventare campioni italiani ma non possono vestire la maglia azzurra. Tra l'altro il 7 dicembre lo Ius Soli sportivo compirà 20 anni, la Federazione Cricket si inventò questa cosa nel 2002. C'è un tema di genere, lo ha citato, lo risottolineo, di governance dello sport al femminile e di accesso allo sport al femminile, che comprende anche la questione ginnastica evocata e quindi il ruolo degli allenatori da quel punto di vista. Grazie, questi temi, senatore Berruto. Troverà sempre il nostro essere al suo La ringrazio. Fine. Grazie. Passo ora la parola al senatore Marcheschi di Fratelli d'Italia. A
Allora cerco di essere il più breve possibile. Sì, vi prego di rispettare i tempi, così diamo tempo al Ministro di replicare e a tutti noi di andare in question time. Bene, proprio una sintetico. Sì. Mi scuso con voi, ho un problema di question time alle 3 e quindi risponderò a tutti, però mi consentirete di farlo in forma scritta. Vorrei star con voi altre 2 ore. Assolutamente. Darò soltanto 2 risposte perché mi sembrano ci siano delle emergenze per le quali vale la pena dedicare qualche minuto, così almeno sgombriamo il campo utilizziamo la comunicazione per chiarire. Ecco, diciamo così, non ci sono equivoci perché non ci saranno equivoci. Va bene, sì, questo era più o meno previsto perché i tempi dell'audizione erano molto brevi. Senatore Marcheschi. Sì, molto brevemente perché so che insomma il Ministro è persona che ha già seguito tanti dei temi che noi ci stanno a cuore e già nelle sue dichiarazioni ha mostrato che darà seguito a quello che ha fatto nella sua diciamo lunga carriera come uomo di sport, anzi per lo sport, no? Come si dice il Ministro per lo sport, che ci piace anche molto la dizione. E intanto per informarlo che abbiamo ripresentato la proposta di legge per l'inserimento in Costituzione della parola sport, che aveva avuto un percorso quasi ultimato nella passata legislatura, quindi il primo firmatario è Iannone, ma insomma era condivisa con tutti gli altri partiti, penso tutti, spero quindi che sia incardinata prima possibile per ricominciare l'iter, così almeno cerchiamo quella di ultimarla velocemente. Ci è piaciuto molto l'approccio sulla funzione sociale che a nostro avviso è prioritario rispetto all'agonistica dello sport, e quindi tutte le politiche finalizzate all'allargamento della base, quindi della base sia degli atleti, il numero degli atleti, ma che necessariamente ovviamente si deve sposare con un ampliamento o un mantenimento in piedi delle società sportive attuali che, come sappiamo, hanno una grande crisi ovviamente anche per i costi delle manutenzioni recenti e anche per le infrastrutture. Un flash solo sui grandi eventi, sulle infrastrutture, è chiaro che essendoci un paese che è a doppia velocità anche sul numero delle infrastrutture, si nota insomma che sia i dati dell'abbandono ma anche della partecipazione dello sport al sud ovviamente sono minori rispetto al nord, sia per carenza di infrastrutture sia anche quindi per la difficoltà di portare grandi eventi anche al sud, quindi su questo dovremmo un po' lavorare, come dovremmo a nostro avviso lavorare ancora di più e meglio sulla cultura, la cultura dell'attività sportiva, non solo in termini agonistici ma in termini di attività motoria, diciamo lo sport per stare bene, no? E quindi visto che ahimè abbiamo un ottimo ministro ma ahimè senza portafoglio, è chiaro che le sinergie con tanti altri ministeri bisognerà trovarle con dei progetti, progettualità alla quale speriamo di avere consensi abbastanza trasversali in queste commissioni per poterle fare le proposte utili, quindi pensa alla salute, al sociale, alla scuola, alla ricerca, al turismo, tutte queste risorse possono essere trovate diciamo con progetti. Chiudo perché so che parleranno i colleghi diciamo per il lavoro sportivo, ma chiudo solo con un'ulteriore raccomandazione a quello che ci siamo detti diciamo sull'utilizzo degli impianti scolastici, ecco insomma questo fatto che ancora non riusciamo a tenere aperte le palestre pomeriggio è un grave danno che facciamo non solo allo sport ma anche vedendo i luoghi dello sport come spazio di socialità, penso sia importante lavorare molto diciamo per utilizzare quegli impianti che ci sono e che non sono fruibili da tutti. Grazie senatore Marcheschi, passo ora la parola all'onorevole Perissa, Fratelli d'Italia. Grazie Presidente, grazie Presidenti, Ministro, e chiaramente la ringrazio diciamo, per la relazione che noi consideriamo del tutto esaustiva, ma anche di visione, oltre che con una grande capacità di merito e con una forma di pragmatismo diciamo, che forse le deriva anche dalla sua esperienza nella società cosiddetta civile, che poi è brutto perché sembra che qua invece siamo incivili, invece no, secondo me siamo diversamente civili tutti quanti, mettiamola così. Io vado per spot per non rubare il tempo che è rimasto, parto dal lavoro sportivo in quanto invece da parte nostra
risulta una necessità di differibilità nell'entrata in vigore, salvo restando l'applicazione dei principi sia sul tema del lavoro che del vincolo che questo decreto prevede, ma perché, Ministro? Non per una questione ideologica. Ci sono alcune domande, ovviamente lei non avrà una risposta perché non ce l'ha nessuno. Il decreto prevede, diciamo, la messa in campo di alcune azioni che però non sono, diciamo, poi chiarite. Faccio un esempio. Il collega precedentemente citava la prontezza del registro nel ricevere le eventuali comunicazioni da parte dei nuovi datori di lavoro. Il decreto parla di 18 ore, ma non si capisce quando queste 18 ore si dovessero cumulare attraverso l'esercizio su diverse associazioni, quale di queste dovrebbe caricarsi gli oneri derivati dal superamento delle 18 ore mensili. Poi c'è un grande tema e su questo condivido per esempio la necessità di chiarezza nella comunicazione a cui faceva riferimento anche il senatore l'onorevole Berruto, che è quello dei contributi silenti, no? Perché c'è una circolare 25 del 2022 dell'INPS che definisce in 16.243 euro l'anno la retribuzione minima oltre la quale si matura un pieno anno di contributi, quindi noi stiamo aggravando del 6-9% i costi di gestione per quelle associazioni che hanno dei collaboratori che prendono fra i 5 e i 15 mila euro, senza però restituire, certo sì, forse una forma di prevenzione, di previdenza sanitaria, certo, ma senza restituire però a queste persone neanche la possibilità di ricevere una forma pensionistica, o meglio, per riceverla dovranno lavorare dal 1 gennaio 2023 per 64 anni per ricevere la pensione minima, non fino a 64. Ecco, questa è un'altra cosa che il decreto mette in campo. Allora, se noi davvero vogliamo bene, io sono convinto che noi tutti davvero vogliamo bene al diritto dei lavoratori in ambito sportivo, noi come governo, credo che come Parlamento, abbiamo bisogno di tempo per dare una risposta concreta a questi quesiti che l'applicazione e la realizzazione di questo decreto abbia, sicché quando queste persone si troveranno nelle condizioni di formalizzare il loro nuovo contratto di lavoro possano avere un sistema che è pronto ad accogliere questa nuova forma di collaborazione, a partire dal fatto che il decreto fa un inquietante riferimento alla contrattazione privata rispetto alla definizione dei parametri di contratti. Io credo che se lo Stato dica che certe prestazioni sono lavoro sportivo, si deve anche assumere l'onere e la responsabilità di far corrispondere una forma di centralità dello Stato nella contrattazione collettiva nazionale in ambito sportivo. Tutti i temi che vanno esauriti con la giusta attenzione e per i quali serve il necessario tempo. Il secondo spot invece lo faccio sullo sport a scuola, che è un tema molto importante per me personalmente, visto, diciamo, la mia provenienza, ma anche per Fratelli d'Italia, che lo aveva messo all'interno del programma, dove sottoscriviamo la necessità di continuare l'investimento per l'aumento, diciamo, delle ore di educazione motoria, soprattutto nelle scuole dei più piccolini, anche quello di incrementare gli investimenti per le infrastrutture scolastiche, diciamo, destinate all'ambito sportivo. Aggiungo solo, su questo, diciamo, saremmo curiosi, diciamo, saremmo sensibili ad una risposta del Ministro, di ampliare anche le forme di parallelismo fra il mondo dello sport e il mondo della scuola. Il percorso degli studenti atleti va potenziato, perché probabilmente non solo quelli ritenuti di interesse nazionale possono avere diritto di accedere a determinati trattamenti, e magari anche dei crediti formativi per il riconoscimento delle competenze non formali che si acquisiscono in ambito sportivo e che poi tornano utili nella vita. L'ultimo passaggio me lo tengo sul bonus alle famiglie, era un tema che era presente nel programma di Fratelli d'Italia. Sono d'accordo totalmente con la lettura dell'onorevole Berruto quando dice che al netto dei contributi che lo Stato mette sul sistema sportivo, questo sistema si regge sui soldi che le famiglie pagano per sostenere le rette, e famiglie in difficoltà hanno generato una diminuzione di più del 30% della pratica sportiva. Oggi questa pratica della detrazione dei 215 euro che citava l'onorevole prima non è praticamente utilizzata dal 95% delle famiglie. Sono risorse che invece potremmo mettere in campo, per esempio, nelle tasche delle famiglie, magari recuperando il principio del reddito debole o magari del quoziente familiare già introdotto al governo su altri provvedimenti, per mettere i soldi in tasca alle famiglie per far praticare sport ai propri figli. Grazie, buon lavoro. Grazie collega Perissa. Un secondo, pausa per il Ministro. Intanto devo dire purtroppo che Fratelli d'Italia Camera ha esaurito il tempo e quindi resta invece un residuo per la senatrice Cosenza. Aspettiamo, è andata via, quindi può recuperare allora Amorese.
però aspettiamo il ministro. Sì, la replica, come detto, per mantenere la condizione farà per iscritto. Intanto allora forse conviene che Amorese, se vogliamo intanto recuperare un po' di tempo, se no aspettiamo un attimo, perché purtroppo la collocazione della... Esatto, non è vicino. Ragazzi, non ci siamo più per l'intensione. È apposta, allora prego Amorese. Intanto resta tutto ovviamente sì, registrato. Sì, ma guardi, io avrei fatto soprattutto un passaggio su Milano Cortina 2026, è uno di quei temi per i quali come Fratelli d'Italia abbiamo condiviso e condividiamo l'approccio del Ministro, soprattutto sulle ricadute sui vari territori, sul territorio, per non da una parte bissare le Olimpiadi dello spreco che abbiamo visto un po' nel passato recente e non, e anche per suggerire un approccio di rigenerazione urbana, quindi un suggerimento, chiedevamo un commento su un nostro suggerimento, mi viene in mente e concludo subito che l'attuale Presidente Mollicone, se non erro, nella precedente legislatura suggeriva e proponeva il riutilizzo dell'ex villaggio Eni nel Cadore. E questo diciamo va nel solco del riutilizzo di strutture esistenti e infrastrutture. Grazie all'onorevole Amorese, aspettiamo qualche istante il ministro sostanzialmente per chiudere la seduta. Intanto ringrazio il presidente Marti e tutti gli intervenuti, senatori e ovviamente deputati, e ovviamente le risposte e la relazione, come avete sentito, vi verrà inviata tramite le segreterie, quindi ci sarà ovviamente l'esito. Nel frattempo che rientra il Ministro per salutarlo, io, visto che l'audizione del Ministro San Giuliano domani è stata posticipata al 1° dicembre, anticiperei a beneficio dei colleghi la consultiva per incardinare giusto l'atto di riordino dei ministeri alle 11, così per dare modo a tutti coloro che sono di fuori di poter rientrare con calma. Se non ci sono obiezioni, procederemo così tramite segreteria, per quanto riguarda ovviamente la Camera dei Deputati. Ecco il Ministro, giusto per un saluto. Collega... Posso dare una risposta, sì. Presidente? Allora, scusate, ma siamo esseri umani, per fortuna. E intanto vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Rinnovo la disponibilità non soltanto di ritrovarci qui, ma di ritrovarci, se volete, anche individualmente. Devo alcune risposte che avrei voluto dare immediatamente, a partire da quella relativa alle questioni poste dalla senatrice Boschi e dal senatore Amato. Deputati, onorevoli, scusatemi, riguarda in particolare il tema di stretta attualità sportiva concentrata sul calcio. Io penso che il calcio non sia un mondo a parte, lo sport in generale. La posizione che abbiamo assunto è nota, nel senso che non c'è nessuna ratizzazione sul tema, ma c'è soltanto un differimento tecnico dei termini dal 16 al 22, che deve servire semplicemente a mettere in condizione le società di fare ciò che ritengono più opportuno in un tempo breve. Penso che questa posizione abbia un valore politico definitivo di considerare tanto più il calcio di alto livello un pezzo del sistema industriale, oltre che un pezzo del sistema sportivo, ma non un mondo a parte, ripeto. È personalmente la mia posizione e credo che sia la posizione peraltro del governo, perché la decisione l'abbiamo assunta assieme. Rispettiamo le richieste che sono state portate avanti da alcune società in particolare che ne avevano bisogno, ma quelle stesse società hanno avuto il tempo di potersi attrezzare, di potersi anche regolare in termini di gestione, creando le necessarie riserve per poter adempiere nei confronti dell'erario. E quindi si assumono le stesse medesime responsabilità che si assume il sistema appunto delle imprese,
con tutte le sue difficoltà e con la diversa utilità sociale che le imprese comunque in generale rappresentano per il Paese. Quindi diciamo che la prima volta, forse è la prima volta in cui al di là delle emergenze cerchiamo di tenere il punto che consentirà al calcio italiano di evolversi e di entrare in una logica di normalità anche nei momenti straordinari ai quali siamo sottoposti tutti come cittadini e come imprese. Quindi ancora grazie, è il piacere di trovarci, ripeto, qui e anche singolarmente. Buon lavoro. Grazie al Ministro Bodi e grazie a tutti i colleghi. L'audizione è chiusa.